Non c'è un modo giusto per allungare la schiena o un modo specifico, c'è il modo che è attinente, ideale per quella determinata persona che ha, primo, delle necessità particolari, secondo, ha una genetica che le permette più o meno un allungamento, terzo, dipende dal grado di atleticità, quindi di allenamento della persona, quattro, può dipendere dallo scopo che vuole raggiungere. Nel primo allungamento io farò uno stretching classico, diciamo, ed è quello che io faccio con i miei allievi personalmente all'inizio del percorso, perché magari devono cercare di allungare globalmente il corpo e comunque non hanno problematiche particolari. Allo stesso tempo, il mio primo allungamento, quello in cui io vado a stressare completamente tutto il corpo, lo suggerisco per le persone che sono molto rigide perché non hanno la possibilità di essere consapevoli dei vari strati, delle varie parti del corpo, dei vari tessuti, dei vari muscoli. Nel secondo allungamento, invece, l'effetto è leggermente diverso e si ha un allungamento settoriale più sulla colonna lombare e più su tutto il raghi deltoide. Primo modo di allungarmi: posso decidere se stare con le gambe extra ruotate, i piedi larghezza del tappetino, e lo suggerisco per le persone che sono all'inizio della loro carriera allungante. O posso decidere se stare a gambe distese, o posso decidere se stare nei due modi precedenti con un supporto sotto il bacino. Il supporto sotto al bacino mi renderà la vita molto più Io facile. suggerisco questo all'inizio: gambe a rana, extra ruotate le anche e un supporto sotto il bacino. Mi metto con la schiena dritta, o quantomeno provo a stare con la schiena più dritta possibile. Tiro indietro le spalle, pancia in dentro. Questo è il mio primo modo di allungarmi. Me ne vado semplicemente in avanti, quindi spingo in avanti, tiro giù la testa, me ne frego di quello che succede, ossia non sto a sentire com'è posizionato il bacino e spingo semplicemente in avanti. Quindi dalla schiena dritta, inspiro, fuori l'aria, me ne vado in avanti, spingo, 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 rilasso le spalle, rilasso la testa. Inspiro, sto fermo, fuori l'aria e ritorno su. O meglio ancora, se riesco con una sola respirazione, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria. Inspiro, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria, fuori l'aria. Inspiro. Stessa identica cosa con le gambe distese, chiaramente sarà più difficile. Schiena dritta, inspiro. Fuori l'aria, me ne vado in avanti, me ne vado in avanti, me ne vado in avanti, me ne vado in avanti. Fuori l'aria, salgo su, salgo su, salgo su. Inspiro, fuori, espiro, 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 espiro e ritorno su. Questo era il primo modo. Se tu vai in avanti in questo modo, sentirai la lunghezza della schiena, ma la cosa che più avvertirai, almeno statisticamente nel mio lavoro, questo è quello che vedo, è l'attenzione sulla parte posteriore di polpaccio, ginocchia, ischio crurali, a maggior ragione se metto chiaramente i piedi a martello, quindi questo sarà ancora peggio. Nel secondo modo mi rifaccio al principio del neutro del bacino, in cui il bacino è ben posizionato ed è assimilabile ad un contenitore pieno di acqua. Se io mi spingo e mi butto in avanti, il contenitore fa questo, va in leggera antiversione. Se io invece blocco gli ischi, quindi le ossa del sedere, le blocco a terra, addrizzo la schiena e cerco di mantenere la posizione corretta del bacino ben ferma a terra, io eseguirò solo una flessione della parte superiore del corpo, mandando sempre la testa giù, le braccia in avanti, ma se vedi la mia schiena è rotondissima rispetto a prima, forse anche più rotonda, perché prima ho scaricato parte dell'allungamento sulle gambe. In questo caso invece è solo la colonna che deve fare la flessione. Ciò è dato soprattutto da un addominale che spinge verso l'interno come volesse plasmare la mia colonna vertebrale, e questa modalità io la uso quando ci sono persone che hanno determinate problematiche di schiena, nello specifico problemi articolari, problemi discali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi inspiro, tengo il bacino fermo, sento che non si muove il bacino, fuori l'aria rotondo, creo la più lunga curva possibile, lascio cadere la testa, lascio andare le spalle, recupero le spalle, fuori l'aria recupero la schiena. Idem, gambe distese, schiena dritta, da qui fuori l'aria, arrotondo, 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 arrotondo.
se vedi l'effetto è ben diverso, ok? C'è un allungamento soprattutto della parte della colonna vertebrale e ritorno su. Inspiro, fuori l'aria, arrotonda, 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 arrotondo e ritorno su. Te lo faccio vedere su un puff perché sicuramente l'effetto è molto più chiaro. Nel primo modo parto a schiena dritta, me ne vado in avanti, scendo in avanti, quindi il bacino non fa altro che seguirmi come se dovesse fare un'antiversione e vado giù in allungamento. Nel secondo modo tengo il bacino fermo, fuori l'aria, rotonda, 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 rotondo. Mi fermo qui perché qui sento che il bacino comincia a seguirmi e a cadere in avanti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, scrivimi un commento, chiedimi qualche informazione se ne hai bisogno, ma soprattutto iscriviti al mio canale e non perderti il prossimo video. Ciao ragazzi!